Buonasera a tutti e a tutti, sono Sergio Boniolo, presidente dell'associazione Milano E, che assieme alle Api di Lambrate ha promosso questa iniziativa all'interno della Serie Week 2023, come viene narrata la mafia nelle scuole. L'iniziativa della Serie Week 2023 che cerca di partire da uno spunto nuovo, che è quello di considerare come la mafia sul territorio di Milano e della provincia di Milano sia cambiata negli ultimi 10-15 anni. Il nostro è diventato il secondo territorio per indice di mafiosità, oltre alla Calabria in particolare. È successo che l'economia mafiosa ha cambiato modalità di esprimersi, c'è una rete con l'economia legale. La mafia sta cercando di ripulirsi l'immagine e rifarsi una reputazione, perché alcuni capocosca non vogliono avere rapporti con il mondo della droga, che è stata la fonte della loro ricchezza. Il reinvestimento che in questo momento viene fatto è nelle costruzioni, è nel turismo e nella sanità, quindi attività perfettamente legali. Basta guardare attorno e si vede come Milano sia diventato un grande bar, un grande ristorante, e bisogna insegnare agli studenti come sono stati modificati i rapporti della mafia con l'economia e con il territorio. Il territorio per cui c'è stato anche un fenomeno di sostituzione, aziende che prima erano presenti sono state sostituite per le crisi del Covid da imprese malavitose che potevano investire per la grande disponibilità di capitali, per la capacità di intimidazione e anche per la influenza politica che avevano. Quindi l'obiettivo della nostra ricerca è quello di portare nelle scuole un punto di vista nuovo, che è far capire ai ragazzi come la mafia adesso si presenti sotto una veste pulita, ma che produce contraccolpi sulla loro vita, perché quando escono dalla scuola i bassi salari e il fatto di non trovare lavoro è legato anche agli appalti a ribasso, alle false cooperative, al massimo ribasso, e quindi a salari assolutamente inadeguati e lavori poveri. Buonasera, sono Maria Rosa Velotti, sindaco del comune di Pero e presidente del coordinamento della pace in comune di Città Metropolitana Monza Brianza. Questa sera sono stata invitata a parlare della mia esperienza amministrativa e della mia esperienza anche come cittadina e come coordinatrice della pace in comune. In questa serata ci siamo particolarmente concentrati sui temi della mafia e dell'amministrazione. La mafia parlata ai ragazzi e nelle scuole, e la mafia che attraversa la nostra quotidianità. In questo incontro sono emerse diverse suggestioni. Per esempio, ci siamo chiesti come si deve parlare della mafia alle scuole, come si deve affrontare un tema così delicato. Altro tema che sicuramente deve essere trattato è il tema della quotidianità, il tema dell'indifferenza, il tema delle solitudini. 2 anni di Covid hanno cambiato le nostre abitudini e hanno fatto prevalere anche le nostre fragilità. Gli amministratori hanno delle responsabilità, ma con i cittadini è assolutamente necessario parlare ed incontrarsi. Buonasera, sono Laura Fortina, sono docente e formatrice. Questa sera sono stata chiamata, ho avuto l'onore di essere stata chiamata per raccontare come si può parlare di mafia nella scuola. Di mafia si può parlare a partire dalla scuola secondaria di primo grado, alla scuola secondaria di secondo grado, in avanti. Ma in realtà la scuola è chiamata a far sperimentare la legalità, il rispetto e l'ascolto fin dai primi anni, fin dalla scuola dell'infanzia, dalla scuola primaria, anche dal nido. La legalità è qualcosa che si sperimenta, è una categoria che nasce da esperienze concrete di adulti che ascoltano, sostengono e sono trasparenti nei loro interventi educativi. Ogni insegnante è un pubblico ufficiale, serve lo Stato,
serve l'istituzione e istituzione scolastica insieme a tutti gli altri componenti e deve ogni giorno, ascoltando e affrontando con i ragazzi e insegnando ai bambini e ai ragazzi la possibilità che ci si possa affidare e che si possa essere ascoltati. Io non insegnerò mai ai ragazzi che le istituzioni sono buone. Il tentativo che faccio fin dai primi anni della scolarizzazione è insegnare a ragionare con la propria testa, a scomporre i problemi e andare al di là delle classificazioni che soprattutto in questi ultimi 2 anni siamo stati abituati. La popolazione è divisa in classi, famiglie, scuola, vax, no vax, metteteci quello che volete. In realtà le persone che rispondono all'essere e lavorano con l'essere sono trasversali. Educare la res pubblica ed educare la legalità parte dall'accettare, saper leggere la complessità. E questo è possibile. Allora, mi chiamo Maria Cristina Treu e la mia esperienza è l'esperienza di un insegnante al Politecnico di Milano.